Signori e signore, siamo forse al cospetto del peggior personaggio a 5 stelle dell'era Fontaine. In questo video vi spiego perché. Ma buon salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Giulia e oggi vi voglio pronti e pimpanti per una nuova analisi preliminare dedicata al prossimo personaggio a 5 stelle in arrivo su Genshin Impact. Quest'oggi non sono in live, sto registrando per conto mio nel mio studio e non vedo l'ora di dirvi le mie prime impressioni sul personaggio di Sijuinne, personaggio a 5 stelle di elemento idro che utilizza l'arco prodigiosa erede del drago. E come è facile immaginare dalla sua estetica, che ricorda giusto un pelo vagamente quella di un'infermiera, siamo di fronte a un nuovo curatore a 5 stelle. Sijuin è un personaggio di supporto idro in grado di ripristinare IPS e aumentare i danni inflitti dai compagni di squadra. A leggere questo trafiletto già si può dedurre che Sijuin vuole più o meno fare quello che fa Baizhu con un elemento e un'arma diversa, nel senso che abbiamo un curatore che oltre a curare potenzia anche gli alleati. E vi dico con grande franchezza che secondo me nel 2024 i curatori, soprattutto a 5 stelle che arrivano su Genshin Impact, non si possono più permettere di curare e basta, ma devono rigorosamente, senza costellazioni, già apportare qualcos'altro al team, pena l'esclusione totale nelle strategie della stragrande maggioranza dei giocatori. E già vi dico che il grosso problema che ho con questo personaggio, che badate bene, secondo me non è assolutamente un personaggio terribile, non è un personaggio sufficiente, è che bisogna vedere già con queste premesse che cosa effettivamente porta in tavola, perché non prendiamoci in giro, mia cara Sijuinne, di curatori come te, e purtroppo ce ne sono già tanti altri. È uscita pochi mesi fa Shanyun, che è una curatrice spettacolare con l'elemento di supporto per eccellenza, che ha sbloccato una vera e propria nuova tipologia di formazioni, che è la tipologia delle formazioni Plunge, cioè i personaggi che attaccano dall'alto. Vi devo spiegare che cosa è successo con Diluc, per esempio, che è tornato ad essere una ruspa. Ecco, ci si aspetta che Sijuinne le stia dietro, anche perché c'è Natlan dietro l'angolo. Qua bisogna convincere i giocatori a pullare questa signorina. Vediamo che cosa ci ha proposto Hoyoverse. I materiali non sono nulla di trascendentale. Abbiamo le unghie della tulpa, abbiamo i fiorelli che sbocciano toccandoli con l'idro, che si trovano sott'acqua. E per il livello dei talenti abbiamo uno degli oggetti del balenoide strano che si trova a Fontaine. Quindi nulla di particolarmente particolare, e concedetemi la ripetizione. Allora, attacco normale, terapia minata, bello. Ti tira le mine così svieni e poi ti cura. Bella strategia, Sijuin. Terapia mirata lo ignoriamo perché noi non useremo mai colpi normali con Sijuin. Quindi, ciao, bello il suppostone, bella la, come si chiama, la pillolona. L'attacco caricato è un attacco caricato molto simpatico, nel senso che lei si mette a spararti addosso delle bollicine con un cuore. Spoiler, io non credo che questo colpo caricato faccia i danni del colpo caricato di una Ganyu, tanto per dire. Quindi molto simpatico. Un po' lente le frecce se posso. Non credo che andremo a giocare Sijuinne così, almeno a C0, così a naso, e poi magari mi sbaglio. Vedremo quando uscirà. Iniziamo con i talenti un pochino più interessanti. Iniziamo con la idroterapia rimbalzante, che è l'abilità elementale di Sijuinne. Usando una pistola a sparabolle, Sijuinne crea una bolla schiuma rinvigorente che stimola il flusso sanguigno e aiuta i pazienti ad addormentarsi. Praticamente un foglietto illustrativo. La bolla schiuma rinvigorente rimbalza tra gli avversari, infligge danni da idro sulla base dei PS di Sijuinne. Questo personaggio ha uno scaling completo sui PS, sia per quanto riguarda le cure che per quanto riguarda il danno. Bene, bene, niente più deiate, grazie. E ogni volta che la bolla rimbalza, ripristina i PS di tutti i membri del gruppo, a parte Sijuinne. Quindi è una cura ad area. Ma in un primo momento Sijuinne è esclusa e di nuovo l'efficacia della guarigione aumenta sulla base dei PS max, della vita massima di Sijuinne.
dopo 5 rimbalzi, la bolla schiuma scoppia e solo a quel punto vengono curati anche i punti vita di Sijuin. Quindi diciamo che al termine dell'abilità abbiamo una cura ad area. Il fatto che Sijuin sia in grado di apportare cure ad area alla squadra ci piace, perché sappiamo già che lei in combo con Furina ci va benissimo, anche perché la cura non è vincolata a una elemental burst, a un tripudio elementale, come può succedere invece per esempio una Shanyun, ma è una cura ad area vincolata all'abilità, il che la rende molto più comoda e molto più intuitiva da giocare. Non la ritengo una cura fortissima come quella di Baizhu, perché Baizhu, Shu serpentello che va a colpire i nemici, torna indietro, curati tutti, quindi pigiate un tasto e fate tutto. Nel caso di Sijuin dovete pigiare un tasto, aspettare che i rimbalzi finiscano, già al primo rimbalzo per fortuna iniziano le cure ad area e alla fine dei rimbalzi avrete la mega curona. Quando non ci sono avversari nelle vicinanze, la bolla rimbalza a vuoto, non ci può essere più di una bolla in campo e la pressione prolungata ci permette di rendere la bolla schiuma più grande, e per fortuna qui vi posso far vedere cosa succede. Allora, praticamente la bolla schiuma di Sijuin diventa il pallone di una mongolfiera. Sijuin rimane appesa così e la bolla diventa più grande in base a quanto tempo terrete il tasto premuto. E ogni livello di grandezza, ogni livello di gonfiaggio della bolla aumenta sia i danni inflitti che la cura, e a ogni rimbalzo la grandezza della bolla schiuma si riduce di un livello fino a tornare a quella iniziale. Quindi è più o meno lo stesso effetto di quella semplicemente cliccata, la differenza è che fate più danno e curate di più. Inoltre, quando una bolla schiuma rinvigorente colpisce gli avversari deboli, e sto parlando della bolla schiuma grande, quella che si crea tenendo premuto il tasto di attivazione, i nemici rimangono bloccati al loro interno e non si possono muovere. Questo effetto a me ricorda tantissimo quel maghetto maledetto d'acqua che vi blocca con le bolle, o anche che va a prendere gli avversari, tipo, a volte mi è capitato tanti anni fa di vederlo prendere gli avversari, li solleva e se non mi sbaglio li cura, però ve li toglie dalla gittata di alcuni colpi, no? In più, quando Sijuin usa l'abilità, appaiono due gocce di acqua sorgiva, che sono le stesse gocce che per esempio crea Nuvilette. Queste gocce le conferiscono legame vitale pari al 10% dei suoi PS max. Quando il legame sparisce, e per togliere il legame vitale vi ricordo che dovete curare, e quindi basta che riusate la skill e Sijuin si cura da sola, Sijuin ottiene un punto di energia elementale per ogni 2000 PS di legame vitale dissolto. In questo modo si arrivano a ottenere fino a 5 punti di energia. Detta con parole povere, raccogliere gocce di acqua sorgiva vi permette di riavere più velocemente il tripudio elementale di Sijuin, che vedremo tra poco. L'archè della infermiera è l'archè Usia, e per scatenare l'archè Usia dovete semplicemente utilizzare la sua abilità elementale, che la rende molto, diciamo, comoda da essere utilizzata per esplorare Fontaine, perché sparate la bolla e attivate l'archè. Siringa super saturata, il bellissimo tripudio elementale di Sijuin, che se non è una dedica a Lili iniezione fatata di Yu-Gi-Oh! Io non so veramente cosa possa esserlo. Allora, Sijuin tira fuori un siringone. Con questo siringone assalta l'area davanti a lei, fa ondate a forma di cuore che infliggono danni di idro ad area basati di nuovo sulla sua vita massima, sui suoi PS max. Inoltre, quando usa questa abilità, Sijuin assorbe due gocce d'acqua presenti in campo. Quindi l'idea è di usare la skill. Si formano le gocce, andate in ultimate, più, raccogliete le gocce e infliggete danni ad area. Allora, il problema che ho con questo tripudio elementale è che è un tripudio che non è che c'entri molto col resto del kit, nel senso che a me sembra che a Sijuin abbiano voluto far fare tante cose, ma alla fine non fa nulla di veramente nuovo, per ora, poi vedremo i talenti. E quindi questo è un tripudio elementale che può diventare sia super simpatico come completamente inutile nelle vostre rotazioni. Se voi volete giocare Sijuin esclusivamente come, diciamo, attivatrice di Furina, questo effetto non vi serve a molto, anche perché voi non curate con il tripudio, fate solo danno,
e dura talmente poco che non so quanto quell'applicazione Hydro possa essere utile. Sicuramente un utilizzo che penso che Sijuin ne avrà è quello di essere bravissima a rompere eventuali scudi pyro, perché presumo che ogni onda del tripudio valga come danno, e quindi se vi trovate davanti per esempio a un Lector pyro, gli distruggete lo scudo in men che non si dica, e il range è anche, la gittata è anche molto grande, quindi potete colpire anche più nemici. A parte questo, non è che come talento mi faccia proprio impazzire. Non sono una fan nemmeno del tripudio di Kokomi, ma almeno il tripudio di Kokomi non solo le dà una velocissima applicazione Hydro e potenzialmente tanti danni, ma cura anche. Questo fa danno e basta, dura uno schioppo, boh, non sono convintissima. Andiamo dai talenti. Primo talento passivo, riposo adeguato. Sijuin si concede un riposo semi-rigoroso della durata di 18 secondi dopo aver usato idroterapia rimbalzante, che è la sua abilità elementale, e facendo ciò Sijuin ottiene un bonus ai danni da Hydro, un bonus piccolino, e 10 accumuli di convalescenza. Ogni volta che i membri del gruppo, tolta Sijuin, anche quelli nelle vicinanze, infliggono un'iterazione di danno d'abilità elementale, quindi fanno danno d'abilità elementale, si toglie un punto di convalescenza per aumentare i danni inflitti dalla suddetta iterazione, e questo aumento scala sui PS massimi di Sijuin. Per ogni 1000 PS max al di sopra dei 30.000 i danni aumentano di 80 e si arriva a un massimo di 2800 danni in più. Vi faccio io la matematica, 60.000 HP su Sijuin vi permettono di raggiungere il massimo di questo bonus. Questo è un bonus molto interessante da valutare in caso di formazioni con personaggi che fanno largo uso della loro abilità elementale per fare danno. Mi viene in mente una Yae, una Fischl, magari in iperfioritura nel caso di Yae, ma anche una Navia in combo magari con una Chiori. Quella è una formazione che mi interessa particolarmente testare, tra l'altro me l'avete suggerita voi in live, la combo Chiori, Navia, Furina, Sijuin, con Sijuin che buffa le abilità delle altre tre, e a questo proposito Furina viene largamente potenziata da Sijuin, non solo le dà la cura ad area, ma le dà anche danno in più sugli animaletti, quindi effettivamente la combo Sijuin e Furina è molto interessante e apre anche a un papabile mono Hydro con il Monsieur Nouvillette e non solo, quindi attenzione. Questo è sicuramente il talento più bello di Sijuin, eh? Bisogna vedere quanto effettivamente questo talento sarà utilizzabile nel concreto anche dai giocatori che non hanno iniziato esattamente a giocare ieri e hanno un'ampia varietà di personaggi. Secondo talento passivo, diagnosi dettagliata, terapia approfondita. Ogni volta che Sijuin cura, la quantità di DPS ripristinati aumenta in base al valore attuale dei legami vitali di tutto il gruppo. La quantità di guarigione può aumentare fino a un massimo del 30%. Quindi più legame vitale hai nel gruppo, più curi. Secondo me Sijuin, essendo un personaggio che si builda solo in PS e che quindi avrà uno scaling eccellente sulle cure, non avrà strettamente bisogno di avere chissà quali legami vitali nella squadra per andare a curare bene. Credo che curerà bene in ogni caso, lo spero per lei. Quindi questo talento già mi fa volare meno del primo. E poi abbiamo un altro talento passivo, la dose d'emergenza, ma tutti questi talenti passivi che da due stanno diventando tre? Sotto l'acqua i PS del personaggio attivo iniziano a ripristinarsi per 2,5 secondi quando scendono sotto un 50%. E l'effetto negativo è che si abbassa la resistenza fisica e a tutti gli elementi del personaggio per 10 secondi di un 10%. Questo talento è carino perché se vi ritrovate a combattere sott'acqua e siete scomodi, Sijuin vi dà una mano. Di nuovo un talento che strizza molto l'occhio a tutti quei giocatori che magari devono concludere l'esplorazione di Fontaine in questi ultimi mesi. Adesso vi faccio velocemente vedere anche l'arma di Sijuin e poi ne parliamo. L'arma simbolo a 5 stelle di Sijuin è il candido cuore della pioggia. Un arco, ve lo dico già da ora, fatto e confezionato per lei con un'accezione inevitabilmente negativa, perché io trovo quest'arma troppo specifica su Sijuin. Esteticamente mi fa volare, amo l'accostamento di questi colori pastello. Concretamente non è una di quelle armi che vi consiglio di pullare a tutti i costi, ragazzi, ricordatevi sempre quando investite nel banner armi di Genshin, che è un incubo, che l'ideale sarebbe procacciarsi armi a 5 stelle giocabili su più personaggi e non un'arma che la sbatti su Sijuin e ciao. Se non altro questo arco, al contrario di altre armi a 5 stelle limitate, by Zoom, è un arco che su di lei funziona davvero molto bene. Intanto le dà PS come seconda statistica. Bene, è la statistica che ci serve, ha un attacco base buono
e l'effetto, sebbene lungo, è molto semplice. Allora, ci dà l'effetto rimedio, e quando possediamo 1, 2 o 3 accumuli di rimedio, i PS aumentano da un minimo di 12 a un massimo di 40%. Questo a rank 1. Come si ottengono accumuli di rimedio? Si ottengono usando l'abilità elementale, aumentandosi il legame vitale, guarendo qualcuno nel party, quindi apportando effetti di guarigione, ed è possibile ottenere questi accumuli anche se il personaggio non è in campo, quindi Sijuin, ragazzi, bene o male, a sto 40% ci arriva sempre. Vuol dire che si aumenta i PS del 100%, ragazzi, che non è poco, perché abbiamo 66 di statistica secondaria più 40% di rimedio. È un bel bustone. Inoltre, quando il personaggio possiede 3 accumuli, aumenta il tasso di critico del suo tripudio elementale di un 28%. Questo effetto si annulla 4 secondi dopo che il numero di accumuli cala al di sotto di 3, quindi ci dà anche un vantaggio sul tripudio elementale. Allora, per il momento l'unico altro personaggio che vedo giocare bene questo arco è Yelan, perché tasso di critico in più sul tripudio elementale non è male. Ora, in questo momento non mi ricordo esattamente se vale anche sui colpi successivi, ma credo di sì. Credo che anche, diciamo, i colpi in più che partono grazie al dado di Yelan quando entra il vostro personaggio attivo o anche semplicemente lasciando Yelan in campo siano danni da tripudio elementale, quindi bene, ci aiuta. Ma il fatto di aumentare i PS di Yelan del 100% sicuramente non fa male. In generale è un arco che, se il vostro personaggio punta ad avere tantissimi PS, sicuramente non fa mai male. Oltre a Yelan non mi vengono altri esempi, o meglio, mi vengono altri esempi di personaggi di supporto che vogliono questo arco, ma di archi per personaggi di supporto ne abbiamo molti altri. C'è l'arco di Favonius, che è un cannone di arco, dà energia a tutta la squadra. C'è l'arco sacrificale. Voglio dire, io questo arco lo terrei in considerazione solo se volete menare con il vostro personaggio. E già Yelan vanta un suo arco simbolo, l'acqua simulacra, che è molto più conveniente dell'arco di Sijuin, perché quello sì che è un arco molto versatile. Quindi non lo so, è bello su Sijuin, bello il fatto di darle tanti PS, ma veramente si fa così fatica a dare PS a questo personaggio? Non basta trovarla come main stat su tutti i suoi artefatti? Non lo so, non mi fa volare questo arco. Adesso magari parliamo velocemente della build di Sijuin, così per concludere il video e darvi già qualche idea, poi chiaramente quando realizzerò l'analisi completa dedicata a lei entrerò più nel dettaglio sugli aspetti di build. Dal punto di vista dei manufatti le parole stanno abbastanza a zero, tutto quello che è PS le piace, le potete dare 2 per mille liti, 2 per Vorukasha, potete anche puntare sull'ottimizzare le cure e sfruttarle anche per altri scopi, quindi un 4 per del set Mollusco Oceanico, un 4 per del Canto dei Giorni che furono per andare a buffare gli alleati. E basta, credo che le alternative bene o male siano queste. Se proprio volete provare a giocarla più offensiva potete anche provare un ibrido 2 per ricarica di energia, 2 per PS, ma perché a C0 dovreste volerla giocare offensiva? Sicuro come l'oro avrà delle costellazioni che la renderanno migliore dal punto di vista offensivo, alla Kokomi per capirci, ma non è qualcosa che voglio valutare in questo momento. E anche dal punto di vista delle armi, ragazzi, mi sento di dire che non siete assolutamente tenuti, se amate Sijuin, a prendere il suo arco. Vi basta un arco che vi dia PS, so che ce n'è uno a 3 stelle addirittura, che ha PS come seconda statistica, o se no le date tanti PS con i manufatti e poi come arco andiamo sul classico, Favonius Warbow, se volete utilizzare l'abilità più volte arco sacrificale, ce ne sono di opzioni, c'è anche l'arco di 20 a 5 stelle l'elegia, che vi permette di andare a potenziare le statistiche della squadra. Insomma, non so se punterei direttamente all'arco simbolo di Sijuin così alla cieca, sebbene il banner sia eccezionale, perché sappiamo che l'arco di Sijuin è in coppia con la spada di Furina. Quindi già da ora mi sento di dire che l'arco di Sijuin è un investimento che potete valutare se vi interessa anche l'arma di Furina, se no si può lasciar perdere. In generale, che cosa penso del personaggio? Penso che Sijuin esca nel momento sbagliato e con il kit sbagliato, soprattutto conoscendo la tendenza di pensiero dei giocatori di Genshin, che non è che siano proprio sempre stati dei grandissimi fan dei curatori, no? E al di là di questa tendenza soggettiva, è oggettivo, ragazzi, che di curatori oramai ne abbiamo tanti. Ne abbiamo tanti che giocano bene con Furina. Shan Yun, lo ripeto, è uscita poco fa. C'è Kokomi. C'è Baizhu, lo ribadisco, sottovalutatissimo ancora, è un curatore clamoroso.
c'è la concreta possibilità che tra l'altro Baizhou e Kokomi finiscano nei rispettivi banner regionali e che quindi diventino ancora più convenienti da reperire per i giocatori. Io non so se Sijuin sia un personaggio che allo stato attuale di gioco meriti così tante attenzioni. Uno, perché secondo me molti giocatori sono già nell'ottica di risparmiare per Natlan. Due, perché se avete già un curatore che funziona bene con Furina, perché dovreste prendere lei? E tre, perché per quanto uno di questi personaggi a mio parere sia scarso in mondo, ce li ha Sijuin delle alternative. Hydro 5 stelle curatore, ragazzi, c'è Kokomi. Cioè Kokomi non è più al top di gamma come è stata negli ultimi 2 anni, per fortuna ha lasciato spazio ad altri personaggi, ma rimane un personaggio solidissimo, ancora molto giocato. Quella 4 stelle è Barbara, vabbè che schifo Barbara, però anche proprio nella sua nicchia, nel suo ruolo, lei ha dei rivali. La volete provare a buildare attaccante di punta Hydro sfrizzicarello con Furina? Siamo nell'anno del drago, ragazzi, è uscito Nuvillette. Nuvillette è tipo l'attaccante più forte di Fontaine, capite? Lei è schiacciata da troppi punti di vista. Secondo me molto dipenderà da quanto il suo talento passivo che potenzia le abilità elementali farà la differenza, ma già vi dico ora che non è una differenza da dire mamma mia Sijuin che nicchiona che ha. Cioè non rischia nemmeno di diventare una Chiori, che Chiori ha una sua nicchia dove è portentosa. Lei la vedo... La vedo grigia per Sijuin, ribadisco quello che ho detto a inizio video perché purtroppo non è una provocazione, adesso credo di avervela argomentata per bene. Lei sembrerebbe essere il peggior personaggio dell'era Fontaine, perché Risley, che lo era prima di lei, almeno è un attaccante convincente, almeno ha dei team convincenti. Lei poco, deve veramente piacerti tanto e comunque non andrà a cambiare le carte in tavola, quando invece Risley ha delle formazioni specifiche in cui è anche meglio di Ayaka, tanto per citarne una, fusione. Ayaka non è buona in fusione è meglio lui. Quindi sì, ditemi la vostra, assolutamente. Io sinceramente la vorrei pullare, ma più per estetica, più perché è bella, perché è rosa, perché è pucciosa, che peraltro a livello di meta io l'avrei lasciata lì, ve lo dico. Però voglio sapere la vostra. Voi evocherete per Sijuin? Che cosa ne pensate di lei? Secondo voi sono troppo pessimista io? È molto più forte di quello che sembra? Dite la vostra che io ho detto la mia e non mi resta che darvi appuntamento ai prossimi video e più nello specifico all'analisi personaggio che uscirà martedì, giorno di uscita di Sijuin in gioco. Da Giulia è tutto, statemi bene e alla prossima. Ciao!